Sei appena uscito dal negozio degli animali, hai comprato il migliore mangime che c'è al pollo. Lo cominci a dare al tuo cagnolino, passano 5 giorni e non ne vuole più. Allora torni al negozio degli animali e compri il mangime all'anatra. Lo mangia per altri 5 giorni e poi non ne vuole più. Allora ritorni al negozio degli animali e compri il mangime al pesce azzurro. Lo mangia per 5 giorni e poi non ne vuole. Cosa fai? Torni al negozio degli animali e compri il mangime al maiale. Torni a casa, lo mangia per 5 giorni e poi non ne vuole più. Il tuo cane si stanca sempre del mangime. Ti è mai capitato? Ti può capitare? Cosa sta succedendo? Molti pensano che il cane si stufi del mangime e allora deve cambiare gusto, altrimenti poi non ne vuole più. Ma hai mai pensato che forse non stai dando il giusto dosaggio di mangime? Potrebbe essere. E allora, hai mai pensato a come si calcola la dose di mangime per un cane? Te lo spiego. Allora, per calcolare la dose di mangime per un animale, bisogna trovare le chilocalorie che consuma in un giorno un animale. E c'è una formula. Parliamo di un animale adulto. La formula si calcola elevando a potenza il peso corporeo, quindi facendo peso corporeo elevato a 0,67 per 150. Questa formula ti dice quante chilocalorie consuma un cane adulto che non fa grossa attività fisica. Un etto di mangime contiene, se è un mangime per adulti, 360 chilocalorie più o meno. Poi ci sono delle differenze: il mangime al pesce ne contiene quasi 400, i mangimi dietetici più o meno 320. Anche i mangimi pressati a freddo contengono 320 chilocalorie per 100 grammi. Quindi basterà dividere le chilocalorie che il cane consuma in un giorno per le calorie contenute in un etto di mangime, in questo caso 3,60, e verranno fuori gli etti necessari al giorno per mantenere il tuo cane. Questa va divisa in tre pasti, quindi facciamo conto che venga fuori che il dosaggio è 300 grammi o 3 etti, la formula ti dà 3 etti. Basterà dividere in tre pasti, un etto 3 volte al giorno, e non avrai superato il quantitativo necessario per il cane. In questo modo, dividendo il pasto in 3 pasti al giorno, quindi il pasto totale, il carico calorico totale in 3 pasti al giorno, vedete che il cane finirà di mangiare ancora un po' di appetito e comincerà a non lasciare il mangime. Questo è il modo di calcolare il fabbisogno nutrizionale. Ci sono delle variazioni alla formula: i cuccioli hanno una formula leggermente diversa, i cani che tendono all'obesità devono apportare delle variazioni, i cani iperattivi pure. Il veterinario nutrizionista sarà in grado di darti la giusta direzione per nutrire il tuo animale.